maggio del 2013 il Manchester United ha vinto il suo 20° titolo di campione d'Inghilterra. Da allora, anche in seguito all'addio di Sir Alex Ferguson, non ne ha più vinto alcuno e le gerarchie del calcio inglese sono decisamente cambiate. Nel video di oggi voglio analizzare quello che è successo non solo in questi 10 anni, ma anche negli ultimi 30 anni, per capire cosa c'è alla radice della crisi del Manchester United, che sembra continuare anche in questa stagione, soprattutto dopo il 4-0 subito dal Brentford nella seconda giornata della Premier League 2022-2023, e anche alla luce di un dibattito molto interessante che chiama in causa anche il calcio italiano, andato in diretta su Sky Sport UK proprio dopo la sconfitta contro il Brentford. Buongiorno e benvenuti a un nuovo video in cui voglio parlare di Manchester United da un punto di vista un po' diverso, prendendo spunto da quello che si sono detti Jamie Redknapp, che è una ex bandiera, ex giocatore tra le altre del Tottenham Hotspurs, e Gary Neville, certamente tra i giocatori più celebrati del Manchester United negli anni di Ferguson, un componente della famosa classe del 92, insieme a Giggs, Scholes, Beckham e al fratello Phil, a Andy Butt, e insomma a una covata, una nidiata di calciatori che è paragonabile, credo, solamente al grande Barcellona di Xavi e Iniesta, se dobbiamo andare indietro per scomodare dei paragoni di una classe di giocatori cresciuta nel vivaio che poi ha fatto grande il club. I due, Redknapp e Neville, si sono confrontati sulla crisi United e secondo me è molto interessante andare a capire quello che si sono detti, perché chiamano in causa anche il calcio italiano. La sostanza, Redknapp torna sul tema del mercato, mette la croce sulla squadra, fa notare come il gioco di Ten Hag sostanzialmente sia inadeguato per il tipo di giocatori che ci sono, i vari McTominay, Fred, un Ronaldo non più il Cristiano, insomma, degli anni di gioventù, una difesa chiaramente lenta guidata da Harry Maguire, che ormai sta diventando quasi una barzelletta, insomma, il portiere De Gea che sbaglia sempre, insomma, tante cose che si possono dire sul piano squisitamente tecnico. Neville invece sposta l'argomento sul tema della proprietà. I Glazers, la famiglia Glazer, detiene la maggioranza del club dal 2006 e Neville richiama la proprietà alle sue responsabilità. Redknapp non ci sta e gli risponde: ma no, guarda, questi stanno comunque facendo un mercato sempre importante, stanno spendendo milioni e milioni, ma bisogna essere chiari nel senso che la squadra non è all'altezza. Poi è vero, puoi fare altre cose, ma questo. Dal canto suo Neville mette lì due temi e vado sui due temi perché secondo me entrambi i giocatori, entrambi gli ex giocatori hanno delle ragioni. Faccio un passo indietro. Il Manchester United, che non vince dal 2012 ed è la squadra più titolata del calcio inglese, è paragonabile in Europa solo ad altre due squadre che ci sono state nel calcio europeo. Ora, andiamo a prendere le squadre più titolate nei vari paesi. La Francia ha una storia a sé, non ha nessuna squadra egemone, se non adesso il Paris Saint-Germain, quindi una storia recente non paragonabile. I due periodi di maggior silenzio in termini di vittorie sono quello del Liverpool, che si è interrotto l'anno scorso, di 2 anni fa, di fatto, con il grandissimo successo del Liverpool di Klopp a cavallo con il primo lockdown, con l'inizio della pandemia, e la Juventus che a cavallo degli anni 90 rimase senza vittorie per un decennio. Ecco, cosa hanno in comune Liverpool, Juventus e Manchester United? Questi grandi momenti di silenzio, ricordiamolo, la Juventus ha quel momento senza campionati vinti
nel momento in cui, ed è la squadra più titolata d'Italia in quel momento, però per praticamente 10 anni non vince. Il Liverpool addirittura per 30 anni, lo United ormai da 10 anni non sta vincendo. Sullo scenario nazionale di Juventus, Liverpool e Manchester United si presentano nuovi campioni con nuove idee e con nuovi assetti societari. Ne ho parlato anche nella storia economica della Juventus che vi metto in descrizione. La Juventus interrompe le sue grandi vittorie dei primi anni 80 quando arriva sul mercato il Milan di Berlusconi che sposta tutti i target di mercato, diventa un competitor credibile, alza l'asticella anche economica, alza l'asticella tecnica perché vara la rosa lunga e la Juventus per 10 anni non ci si raccapezza. È un Milan che sposta i paradigmi del mercato e che sposta i paradigmi economici della competizione. La stessa cosa accade al Liverpool perché nel momento in cui si entra nell'era della Premier League, il Liverpool che era stato dominatore a fine anni 70 e fino quasi alla fine degli 80 del calcio inglese, si ritrova spiazzato da un Manchester United che, per farvi un esempio, a metà anni 90 già fa soldi in Asia esportando il brand. Crea i Manchester United Café e Neville questa cosa la sa molto bene perché, ad esempio, faccio questo esempio dei Manchester United Café. Il promotore di questa cosa è Peter Lim, che è un grande imprenditore asiatico, proprietario tra gli altri del Valencia e del Salford City, proprio insieme a Neville, che tra l'altro chiamò Neville sulla panchina del Valencia con risultati peraltro non particolarmente esaltanti. Ecco, qui voglio arrivare. Queste cose accadono quando qualcuno entra nella competizione e sposta i paletti della competizione. E nel caso del Manchester United, qualcuno è il Manchester City. Un Manchester City che il Liverpool riesce ad inseguire, ma che evidentemente non alza l'asticella ad un livello che per il Manchester United non è possibile al momento raggiungere. Quindi abbiamo tre momenti diversi, ma una cosa identica. C'è qualcuno che sposta il mercato, alza il mercato. Succede per il Milan nei confronti della Juve, per lo United rispetto al Liverpool e succede per il City rispetto allo United. United che aveva già dovuto adeguarsi al Chelsea mecenatista di Abramovich, che in qualche modo aveva di fatto fatto fuori l'Arsenal dalla competizione, perché quando arriva il Chelsea, poi l'Arsenal vive un decennio dove non vince più. E questo è lo scenario. Oggi Manchester United si ritrova a dover giocare in un campionato dove negli ultimi 5 anni la prima ha vinto con 30,4 vittorie a stagione, quindi si vince praticamente sempre oltre i 90 punti. Ultimi 5 anni. 29, 27, 32, 32, 32, vittorie della prima in classifica. Questo è l'effetto Manchester City che il Liverpool riesce ad inseguire, ma che il Manchester United non riesce ad inseguire. E il Manchester United in questo contesto fa un errore sempre, al di là dei movimenti di mercato che fa o meno. Fa sempre delle squadre che devono vincere immediatamente. Quando arriva Guardiola al Manchester City, lo United prende Pogba e poi prende Ibrahimovic, che in quel momento è una scelta chiara ad andare a vincere subito, perché con l'Ibrahimovic già esperto in quel momento non puoi pianificare 2 o 3 anni. Ecco, lo United ha questa pecca, vuole vincere immediatamente, non pianifica. Ne cadde in questa cosa la stessa Juventus in quegli anni. E sono gli anni in cui venne coniato poi da Boniperti vincere l'unica cosa che conta, perché la Juventus non si voleva abbassare a dire possiamo piazzarci, facciamo un programma di 2 o 3 anni, e questa cosa diventò controproducente. Quindi Redknapp ha chiaramente ragione quando parla dei giocatori e della loro inadeguatezza, ma al contempo non possiamo dire che Gary Neville abbia torto, perché Neville dice: avevamo uno stadio fantastico e adesso abbiamo uno stadio fatiscente e decadente che va rivisto. Ve lo dico per esperienza, per esserci andato tantissime volte a lavorare in quello stadio. È vero,
È uno stadio, quello del Manchester United, oggi non paragonabile agli standard di Arsenal, di Manchester City, dello stesso Liverpool, che ha fatto degli interventi importanti e ancora ne farà sulla struttura di Anfield. È uno stadio difficile anche da rinnovare perché ha una ferrovia adiacente che impone una serie di extra costi importanti per poter fare delle operazioni urbanistiche in quella zona. Ecco, la situazione è questa. C'è, è vero, una proprietà che ha spremuto il Manchester United, ma soprattutto, al di là della questione puramente monetaria, c'è una proprietà che non ha mai pianificato a lungo periodo. E così come non ha mai pianificato a lungo periodo la questione infrastrutturale, e sono ormai passati quasi 20 anni, 17-18 anni da quando sono arrivati i Glazer, ecco, questa proprietà non ha mai guardato oltre. Ecco, questo secondo me è un dato. Nel calcio moderno bisogna saper fare tutto. Bisogna fare il progetto tecnico, bisogna saper fare il progetto economico-aziendale del club. E a tal proposito tocca un punto molto chiaro Neville, e su questo voglio essere molto chiaro e dare il giusto tempo anche a questa considerazione. Posto che oggi come oggi il parafulmine Pogba, che c'è stato per anni, perché tutte le volte che andavano male le cose se la prendevano con Pogba, perché Pogba è sempre stato ostracizzato dalla classe del 92, e questo è un dato di fatto, da Keane, da Scholes, dallo stesso Neville e da tutti gli opinionisti più o meno vicini al mondo fergusoniano in Inghilterra. E questo è un dato di fatto che è lì da vedere negli ultimi anni. C'era anche recentemente un comico che faceva una parodia intorno a questa cosa del Pogba parafulmine al Manchester United. Ma il punto molto chiaro che tocca Neville e sul quale Neville ha ragione è un punto che ho già toccato in un altro mio video. Oggi in Inghilterra è finito il mondo del manager all'inglese, che ha avuto in Ferguson e in Wenger, fino a che è resistito, una grandissima eccezione. Oggi in Italia si parla spesso della figura del manager all'inglese. È una figura mitologica che Neville chiaramente dice essere ormai anacronistica anche in Inghilterra. Infatti si riferisce a Redknapp facendogli l'esempio del Tottenham, che pur non sta facendo risultati, ma che sta facendo un progetto basato sulla figura di Fabio Paratici, che poi sceglie Antonio Conte, ma, dice Neville, un direttore sportivo che sa quello che fa. Ora, non voglio andare a fare il paragone con gli ultimi anni di Paratici alla Juventus, perché apriremmo un calderone, secondo me, eccessivo. Ma il punto è lì. Dal punto di vista organizzativo, il calcio italiano e la strutturazione del calcio italiano e la figura del direttore sportivo è il vero modello vincente, e nessuno oggi in Inghilterra, tranne il Manchester United, che ha nominato un direttore sportivo, ma lo ha fatto dall'interno, quindi una pura figura tecnica, non una figura di mercato, tranne il Manchester United, tutti in Inghilterra, vedi ad esempio Begiristain, primo uomo preso da Ferran Soriano, l'amministratore delegato che si porta Begiristain, il direttore sportivo, al Manchester City, tutti in Inghilterra hanno un direttore sportivo. Ecco, da questo punto di vista noi spesso ci interroghiamo sul nostro calcio e il loro calcio, ma perdiamo di vista le sfide che noi abbiamo vinto. Il direttore sportivo è una figura molto italiana, tipica del nostro calcio, era sostanzialmente l'assistente del presidente nelle questioni di mercato, e gli inglesi oggi alzano bandiera bianca, dicono Paratici Conte, dicono gli italiani hanno trovato il vero modello, non è il modello del manager all'inglese. Ecco, questo secondo me è l'insegnamento che ci arriva dalla situazione del Manchester United, una situazione che peraltro i catalani del Manchester City acuiscono ulteriormente, e lo stesso Liverpool, che non fa fare tutto a Klopp ma gli affianca un intero team di specialisti di calciomercato, va a confermare. Questo, a mio modo di vedere, è il corretto modo di leggere oggi la
Situazione Manchester United, un club che è stato spremuto dalla proprietà, una proprietà incapace di fare progettualità aziendale di lungo periodo e progettualità sportiva di medio-lungo periodo attraverso una struttura moderna, attraverso il direttore sportivo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci sentiamo presto sul canale, grazie, a domani.